I fiori depositati fuori dal parcheggio per autotrasporti sono il volto più umano della strage di migranti di origine cinese che ha avuto il suo epilogo a Essex, contea nord di Londra. Non si sa se l'identità di queste persone riuscirà ad emergere dalle indagini, non si sa nemmeno se qualcuno li riconoscerà. Altri 39 esseri umani che si aggiungono alla lista di morti per cercare un futuro migliore o a quella di vittime della tratta degli schiavi. Qualche nuovo dettaglio c'è: le vittime sono 31 uomini e 8 donne. Il container che poi si è trasformato in tomba era stato caricato in Bulgaria, poi era passato dal porto belga di Zeebrugge per poi essere trasportato via mare fino a Parfleet sull'estuario del Tamigi. Ci sono anche dei precedenti inquietanti. Nel 2000, sempre in Inghilterra, a Dover, 58 persone provenienti sempre dalla Cina vennero trovate morte per asfissia in un camion, dinamica molto simile ai fatti di Essex, e nell'agosto 2015 furono addirittura 71 i migranti, fra cui anche 8 donne e 4 bambini. Intanto il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha respinto la risoluzione sui salvataggi in mare dei migranti, che chiedeva tra l'altro che i porti fossero aperti alle navi delle ONG. Il testo ha ottenuto 290 voti contrari e 288 a favore. L'astensione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle rischia adesso di aprire un nuovo fronte di scontro con l'alleato di governo, il Partito Democratico, a favore della risoluzione.